Ho pochissimo tempo per fare questo video, adesso monto tutto come se dovessimo fare un vero video per YouTube, io e Vale, ma in realtà quello che vi farò vedere sarà il retroscena del video in cui dirò delle cose molto particolari a Vale. Vi lascio qui a registrare fin quando non iniziamo. Iniziamo, Lu? Vale, ma... Cioè, non lo so... Dai, vedi a sedere. No, Vale... Non ti piace l'idea? Sì, mi piace, non mi piace l'inquadratura, secondo me si vedono i rotolini di grasso. Ma quali rotolini? Perché sei un po' così No, è perché piegato. se io mi Ci siedo iniziamo qua bene. e mi Fatti un po' più a inquadro destra, magari. è un po' più indietro, cioè vedi, mi Vai. si vede la pancia, guarda, mi si vede tutto il Amo, stai grasso. benissimo. Ma mi sta Amo. uscendo pure un sacco di brufoli, cioè ho i capelli scombinati, non lo so, mi vedo brutta, non mi va di fare video. Allora, Cioè è bella mi questa senti un inquadratura, secondo. però... Mi senti un No, secondo. Se dico... l'inquadratura non ti piace perché magari non ci valorizza, perché in effetti siamo seduti su un letto, tutto così, va bene, hai ragione, ci sta, cambiamo e troviamo una migliore, centriamo quel muro là. Volevo fare qualcosa di chill, seduti. Però, Ma non è amo, l'inquadratura, il ferma problema un attimo, sono non ho io. finito. Non sei del problema. Te sei stupenda, che stai dicendo? Quali brufoli? Non ne tieni mezzo? Non hai mezzo brufolo, la pelle la tieni perfetta nonostante tutto quello che hai affrontato quest'estate, tutti quei corsi, esami. Ci sta che hai preso 1 o 2 kg, oh, ma è normale. Io quando sto sotto No, esame Vale, ne ma... perdo 1000 di chili, e poi li riprendo sempre, Ma così che a come te che li capita. perdi? A te nessuno dice niente se li perdi. Amore, il mio corpo dice qualcosa se li perdo. Non reagisce bene, e tutti questi stress ci portano a ciò. Ma è così, adesso non ti fare complessi perché non hai preso 800 kg, che hai preso 1 o 2 kg, e qual è il problema? Li riperderai in nulla, forse sei più rilassata. Ti sei pure già iniziata a rinnovare e allenare, stai mangiando di nuovo meglio. No, Veramente fai? Vale, non Datti un po' di vorrei, tempo, non dai mi tempo vorrei al tempo, rivedere ma poi non è così. che stai. Cioè, guarda Cioè, per qua, me sono mi credi? bruttissima. Luisa, mi fa arrabbiare quando dici così, perché sei sempre stupenda, sempre. Non sei No, mai Vale, stata non la brutta voglio nella fare il video, vita, mai. stop. Non la voglio fare, stop. Onesto, cioè, c'ho il doppio vento, Ma quale sto grassa. documento, Luisa? Mi credi, mi hai rotto le palle a dire sono grassa? Non sei grassa. La Vale, smettila con nei questi commenti che ci complessi. danno Nei c'hanno commenti da sempre, da ragione. che abbiamo 10 anni, ci dicono le peggio cose alcuni. Non è cambiato nulla, non sono neanche incrementati di chissà quanto. Io per questo avevo eliminato i commenti, perché lo so tu come reagisci. Perché se vedi 1 o 2 commenti negativi, anche se ce ne sono 100 positivi, ancora ti fai abbattere, ancora ci rimani così. Ma lo comprendi se una persona neanche conosci e ti hanno visto la mezza ripresa? Cioè, non lo so, loro sanno tutto quello che affronti, loro hanno visto un video, hanno visto che magari nel video di 10 anni prima avevi un paio di chili in meno anche perché eri una bambina, e tu vuoi fare tutti questi complessi, non ti vuoi far Ma vedere nel guarda video per questa due di ragazza loro. quanto è bella! Lei Amo, e sei tutti 100 volte quanti più dicono bella, che è sei 100 volte più bellissima! bella, il fatto che uno secco non vuol dire che è bellissima, la defini di pensare a queste Ma lei cose. tutti La quanti dicono bellezza che non vuol dire essere è magri, sei bella solo per se questa ragazza è magra, tu sei 100 volte più bella. Sei stupenda e sei magra, se lo vuoi sapere. Neanche se non lo fossi non sarebbe un problema, perché uno sei stupenda ugualmente. Due, con questa testa meravigliosa e ti ritrovi, mo' il problema sarebbero 1 o 2 kg in più. Cioè, non lo so, mi sembra che a volte quello che ti dico, ti entra qui, ti esce qui. Quante volte ti ho fatto discorsi di questo tipo, amore? Dai, mi fai stare male, mi fai sentire male, perché mi sembra davvero poi quello che dico non serve, che sono inutile, che non sono utile per risolvere questi problemi. Vale, cioè tu mi vedi come sto, io non... Amo, come stai? Sei Almeno non la smetti di stupenda, che fare altro ti devo video dire? così, cioè non mi voglio riprendere il E quadro, ci mi vogliamo vedo preparare un male. attimo meglio, non lo facciamo oggi il video, ora ci rilassiamo. La prossima volta facciamo il video magari ci acconciamo meglio, pure dei miei capelli in realtà un po' sporchi, che non li taglio da un mese perché il barbiere non c'è mai, io ogni volta quando c'è devo andare a lezione e tengo casini infiniti, pure io ultimamente non sto benissimo. E nei commenti sicuro qualcuno dirà, Vale, A tu non ti te nessuno studi in risulta testa. perché tu sei maschio, a te nessuno dice niente, Però insomma ogni tanto risulta. appesa per il culo scrivono, ma che tiene in testa, tiene un Risultano gatto morto sempre in testa, solo, sti ma fatti guarda qua, ma... male, risultano sempre solo me. E comunque quelli che insultano a priori sono degli idioti, Vabbè, cioè, veramente hai fai. ragione, non ci Va bene, sto per oggi non lo facciamo, però non ti fare sti problemi, amore. Te ci rimango male se tu ti fai sti pensieri. Dai, amore, vieni qui, fai un giro. Esci un po'. Lulu, Lulu, vieni qui. Lulu, ma veramente per 2 commenti di tutto questo, Lulu? Cioè, non lo so, ma
vai a vedere quanti commenti dicono che sei bellissima, che sei stupenda, apri Instagram e vedi quanti miliardi di ragazzi ti scrivono. Ah, lo sai che sei stupenda, hai questo nasino che ogni video ti dicono Luisa ha il naso rifatto, tanto che bello. Ed è naturale, cioè, non lo so, la gente pensa addirittura che ti sei rifatta per quanto i tuoi lineamenti sono perfetti. Ui. Devi dire prima di iniziare so il video, prima di iniziare vai, il video devi dire, non mi devo insultare. Ma scherziamo, ma non ti insulta nessuno. No. Vai. Ok, iniziamo. Ciao a tutti ragazzi, il video di oggi è un video molto molto particolare. Infatti andremo a scoprire quali sono le cose che le ragazze fanno ma che i ragazzi non sanno. Luisa ha fatto un catalogo di cose che io ancora devo vedere. È stata tutta stamattina, quindi scopriremo se effettivamente queste cose io le sapevo oppure se è tipo una cosa sgravata. E niente, prima di iniziare il video però ci tengo un attimo a dirvi una cosa. Ultimamente vedo che sotto qualche video... Ma sei stupenda, ma come? Faccio dopo. Vai, lo stoppo un attimo, però mi senti in sé. Va bene, non lo facciamo il video. Stoppo un secondo. Ok ragazzi, allora Luisa è un attimo andata in camera sua e sono per fare un video che doveva essere un video divertente, ironico, ma la situazione è anche degenerata. Luisa non ha voluto fare il video, non so se questo video voi lo vedrete perché ovviamente le chiederò il consenso, ma niente, Luisa ultimamente sta davvero molto giù di morale perché le sono arrivati dei commenti negativi, soprattutto riguardanti il suo aspetto fisico, che tra l'altro per quanto mi riguarda è una ragazza davvero stupenda, quindi non so quelle persone che problemi mentali avessero per fare quei commenti, ma lei ha creduto alle parole di quei ragazzi e ci è rimasta davvero molto male. E questa cosa mi fa stare malissimo perché Luisa è stupenda, si è impegnata tantissimo quest'estate per il suo futuro, e vedere persone che fanno commenti così stupidi su cose così superficiali e che la fanno stare così male mi fa imbestialire. Quindi un favore, se vedete una persona che non vi piace, non scrivete, non commentate, andate avanti. Qual è il bisogno di portare odio a persone? Io non ce ne vedo nessuno, soprattutto se quelle persone non vi hanno mai fatto nulla di male, cioè veramente questa cosa è fuori controllo e va avanti da troppi anni sul web. Veramente non so che dire, perché vedere che Luisa ci sta male quando io le facciamo dei video, la nostra passione, perché legge commenti che non riguardano il video ma riguardano il suo aspetto fisico, è una cosa che non ha senso. Per favore, se dovete scrivere un commento sull'aspetto fisico di una persona, fatelo se la trovate bella, perché dovete farle un insulto sull'aspetto fisico? Non ha senso. Per favore, vi chiedo una cosa, prima di vedere il video, sempre se più tardi Luisa o domani vorrà fare il video che aveva in mente di fare, scrivetelo nei commenti, fateglielo capire voi quanto è bella e quanto è davvero spettacolare, e fate capire che sono quelle persone che sbagliano e sono sbagliate, non lei, perché lei è perfetta, perché davvero ultimamente la vedo troppo giù di morale. È perché davvero voglio cercare di fare qualcosa. Mi spiace vedere che quando facciamo i video dovrebbe essere il nostro momento, tu la devi prendere così, cioè il nostro momento libero, finalmente possiamo fare un video, divertirci. Vederti così mi fa stare male pure a me. Grazie. Dai, fammelo scappare, domani lo fanno il video. No, questa che la volevo fare, spiego, però perché sono un attimo preso. Ti spiego. Allora, praticamente, in realtà io volevo fare questo video perché la maggior parte delle cose che ho detto nel video sono vere, però io non avrei mai fatto un video in cui ve le avrei spiegate, per questo ho pensato di fare questo video, che era semplicemente un esperimento. Per me è stato molto importante quello che hai detto, quello che hai detto per me a loro, e ti ringrazio, perché so che magari noi dopo quel video non abbiamo più affrontato l'argomento, però per me è rimasto impresso e lui lo sa. Quindi ti ringrazio per tutto quello che hai detto. Allora, da un lato voglio che te vai via subito perché mi hai fatto davvero... Stavo per mettermi a piangere vedendoti in quello stato. Non mi fare più cose di questo tipo perché davvero l'ho presa male. Ma in realtà è successo quello che penso io male. E non dico, cioè non c'era bisogno di fingere in realtà. Ma veramente fai? Però mi ha apprezzato tanto. Ti giuro. L'ho detto a loro, scriveteglielo voi ragazzi nei commenti per favore. Io ti odio perché veramente hai fatto stare troppo male, però sei stupendissima. Per favore, lo devi ficcare qui dentro. Ti voglio tanto bene.